manca solamente un'ora. Solamente un'ora all'inizio di Germania e Italia. Sapevamo che ci temevano, sapevamo di essere pericolosi, ma fino a questo punto non me l'aspettavo. Cambiano tutto, giocano a tre, a specchio anche loro. Non sarà proprio un 3-5-2, sarà più un 3-4-3, ma tengono fuori un attaccante esterno come Draxler e aggiungono un difensore come Hovedes. Quindi vuol dire che i precedenti, la storia, l'Italia fa paura ancora. Siamo ancora importanti, non solo nei confini nazionali, ma anche all'estero. Ci temono, hanno paura di noi. Vediamo di riuscire a restituire quella dignità, quella fama che ci precede. Vediamo di replicare ancora una volta contro il Belgio, contro la Spagna. Siamo andati fortissimi. Speriamo di replicare anche con i tedeschi. Forza azzurri, io ci credo. Speriamo. Nel primo tempo, 0-0 il risultato, una partita strana, una partita statica, una partita tutta tattica, squadre bloccate. Abbiamo paura noi, hanno paura loro. Abbiamo avuto una grandissima occasione con un lancio di Giaccherini, per Giaccherini, ancora una volta dalla retrovie, dalla retroguardia, sempre ovviamente, ancora una volta Bonucci, come contro il Belgio, l'asse che non muore mai, un po' come era Pirlo-Steiner quest'anno, sono Bonucci e Giaccherini. E speriamo di riuscire a entrare ancora una volta, di riuscire ad infilarli, perché loro stanno giocando a tre ma non sono abituati, quindi non è sempre facile giocare a tre per la prima volta in una partita così importante, a specchio contro un'Italia agguerrita, non tanto come nella precedente partita, ma veramente molto attenta a livello intellettuale. Vedremo come andrà a finire. Come al solito, forza azzurri. Bonucci contro noi. Sciacquatevi la nozza! Sciacquatevela! Leonardo Bonucci! Leonardo Bonucci! Leonardo Bonucci! In qualche modo non siamo morti, in qualche modo siamo riusciti ad andare avanti. Saranno supplementari, sarà ancora lunghissima, ma per fortuna al gol di Özil ha pareggiato Leonardo Bonucci, un idolo, è diventato un idolo della tifoseria di tutto il paese. Un difensore centrale che prende questa responsabilità, prende il pallone, va a sfidare il miglior portiere del mondo e fa gol e ci riporta sull'1-1. L'Italia non muore mai. Lo dico subito, sono fiero, fiero di essere italiano, fiero ed orgoglioso di questi ragazzi. Non gli si poteva chiedere di più. Veramente siamo stati a un millimetro, a un passo dall'impresa, guidati da uomini veri e propri, su tutti Gianluigi Buffon, Antonio Conte è stato fantastico in tutto questo europeo, Barzagli, Bonucci, Chiellini si sono dimostrati tre difensori di livello altissimo, forse il meglio che può dare il panorama calcistico mondiale. Ed Herre e Pelé sono una coppia che insieme fanno faville, sono complementari a livelli allucinanti. E tutti quelli che non hanno giocato, che sono sempre stati lì, hanno fatto gruppo e quando sono entrati hanno dato il meglio. Mi viene in mente un nome su tutti, Lorenzo Insigne, che tutte le volte che è stato chiamato in causa ha sempre cercato di fare la differenza. Ha sempre giocato poco, ma quando ha giocato ha inciso. E poi ci sono altri giocatori che magari hanno limiti tecnici sopra ogni altro, come Sturaro, come Parolo, ma che hanno sempre giocato per onorare la maglia, nonostante magari partivano ovviamente dietro a tutti gli altri, non hanno mai voluto mollare un centimetro e hanno sudato, hanno dato tutto. L'emblema di questa nazionale è Emanuele Giaccherini, un giocatore che viene dalla gavetta, ha fatto un sacco di gavetta, viene dal basso, assolutamente dal basso, eppure decisivo, sempre, in ogni partita, uno dei migliori in campo sempre. Cosa possiamo dire a questi ragazzi? Grazie, grazie. Io non so se sarà l'ultimo video in assoluto che farò in collaborazione con 90 Min e con Star Trek, ma io sono stato contentissimo di questo percorso. Vi ringrazio assolutamente perché già io la vivo in una maniera tutta mia, personale, la vivo e ansia, la sensazione di distruzione. Io mi sento proprio male quando guardo la partita, sento la partita, la vivo intensamente. E con questa opportunità che mi è stata data di raccontarvi le mie emozioni, sto un po' emozionando, è stato bellissimo, è stato veramente bellissimo e l'ho vissuta con ancora più intensità di quanta non ce ne metta di solito. E voglio ringraziare tutti i giocatori, su tutti davvero Buffon, perché quando me l'hanno inquadrato con le lacrime agli occhi, Buffon purtroppo l'europeo non è mai riuscito a vincerlo, la finale di Champions non è mai riuscito a vincerla, ne ha perse due, ha perso una finale dell'europeo, è un peccato perché ci troviamo davvero dinanzi a una leggenda. Grazie Gigi, grazie ragazzi, grazie Antonio Conte, grazie a tutti perché
quest'estate 2016 verrà ricordata come quella della nazionale che non era all'altezza, ma che fino in fondo ha combattuto e ha battuto il Belgio, la Spagna e la Germania, ha perso solamente ai rigori. Grazie, è stato bellissimo, un sogno.